Pronti? Via. Ciao. Ciao. Dove siamo qui? A casa mia. Facciamo vedere i tuoi libri. Guarda, guarda, guarda. Quanto studia sto uomo là dietro. Oh! Libri, CD, una televisione per terra. Buon anno! Buon anno! Siamo qui a parlare dei buoni propositi di questo anno, è vero? Ci vogliono. Ci vogliono. Sì, sì. Quali sono i buoni propositi che c'hai tu? Allora, intanto essere più buono. Oh, che bravo! Essere più buono, non essere così cattivo, egoista, infingardo, malfidente, bugiardo, brutto, cretino, scemo. Ecco, deficiente. Non... brava! Stupido. Brava, stupido. Rincoglionito. Ottuso. Moralista. Moralista. Un po' più. Mamma, che moralista che sono. Ecco, questi sono i miei buoni propositi per l'anno nuovo. E poi più giovane, dato che tu sei nongio. Esatto, ancora più giovane. Compiere ancora questi 34 anni che in questo momento ho, ricompierli per la seconda volta. 22, torniamo indietro, si può no, fare? No, 22, sai che... cioè, tornerei a 22, ti devo dire la verità. Io sì, tutta la vita. Tornerei a 22... perché è stato un periodo bellissimo, però voglio vedere cosa c'è dopo. Cosa c'è dopo? Al di là di questo tablet. Tablet? Al di là di questo tablet, gira con me, facciamo vedere cosa c'è dopo al di là di questo piante. Tablet. Wow. Piante, CD, roba in terra, sedie, esatto. Eccoci qua, siamo ritornati. Ma non giro la testa. Oddio, oddio. E poi? E poi altri buoni propositi, ma intanto spero, seriamente, spero... Un momento serio. No, serio, però ecco, per uno che fa questo mestiere la cosa più bella è riuscire ad avere un'idea di cui uno si innamora e che poi diventa un progetto Evviva. E che poi lo vedi crescere, nascere, vivere. Evviva! Sì. E poi tanti insomma buoni propositi per tutti voi, che sia un anno bello per tutti, speriamo che quest'anno sia un po' meglio. Sì, che sia un anno quantomeno di consapevolezza. Questa è la cosa più bella, no ma è vero, allora mi ha fatto ridere, a me mi è stata una cosa seria. Un anno di consapevolezza, ognuno deve essere consapevole, perché prima di pensare quanti sono, quanto, cioè... Prima di... Ma è complicata, No, è complicatissima. Cioè, ecco, forse potrei spiegarla con una metafora kennediana. Oh, no? Wow, ragazzi, cioè, siamo pronti, vai. Prima di pensare a quanto sono stronzi gli altri con te, preoccupati di pensare a quanto sei stronzo tu con gli altri. Esatto. Capisci? Pure con te stesso, perché tante volte siamo pure stronzi con sì, te. Sì, però stesso. Poi con te stesso, diciamo, è una cosa tua, te la risolvi tu, noi non vogliamo sapere niente. Ma tu con gli altri, quindi prima di lamentarsi sempre di tutti, certo. Di quello ha fatto quello, pensiamo anche a di cosa si potrebbero lamentare. Ma anche tante volte quando uno è stronzo con se stesso, nel senso che è autocritico, è criticone con gli altri, cerchiamo di essere un po' meno critici, vero, no? È vero. Ma più. È vero, io sono molto critico con me stesso, però e basta. Basta, abbiamo detto basta, criticone. Tu sei criticona? Un po' di critichina, sì. Sì. Allora tutte e due meno critichini. Meno critichini, oh. Meno critichini. Un bel desiderio per l'anno nuovo. Un bel desiderio, spero di leggere un libro perché non l'ho il mai mio. Letto, non ho mai letto uno nella vita e quindi il spero mio. Di... Ma dai. Tutto ciò che si vuole. Tutto ciò che si vuole. Allora, questo sarà il primo libro che leggerò nella mia vita. Che parla di consapevolezza, c'è beccato, sai. Perché, vi dico un'altra cosa intelligente, usa una frase di Nietzsche che parla della felicità, dice la felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto ciò che si fa, quindi consapevolezza verso l'azione, quindi quest'uomo è un paragnosta. That's what I'm talking about. Ale! No, that's what I'm talking about. Sei un super paragnosta, buon anno a tutti, vi buon vogliamo anno. Bene. Baci dalla Simo e da te. Da Francesco. Ciao! Ciao.